Si parlava adesso del discorso legato all'innovazione tecnologica. Noi, voglio dire, ormai da 4 anni abbiamo veramente investito tantissimo sul discorso dell'innovazione tecnologica, in particolar modo legato, oltre al discorso dei prodotti, nella comunicazione attraverso i nuovi media. E in alcune situazioni siamo stati veramente i primi a livello nazionale a credere e a investire su queste tecnologie. Io adesso riporto alcuni dati di sintesi, giusto per fare una panoramica, e poi andiamo sulla presentazione del servizio nuovo che vogliamo presentarvi oggi. Abbiamo un portale web che nel settore, come aziende private, è il più visto in Italia, 280.000 visitatori per 2.800.000 di pagine visitate all'anno. Voi sapete che io sono quello che vi bombarda con le newsletter, però all'interno di questo portale, che si è diversificato perché non è solo una presentazione mera di prodotti, ma diamo servizi, diamo informazioni, diamo comunicazioni sulle normative e diamo dei servizi ad alto valore aggiunto come appunto il termo software e il facile. Termo software nella sua ultima versione, vi do il dato aggiornato proprio a ieri, quello che voi avete realizzato poi, 3.600 commesse per 16.800 serramenti installati. Chiaramente non tutti utilizzano solo il termo software, ma ci sono altri software tipo FP Pro eccetera, però veramente questa è stata una scommessa vinta, perché quando siamo partiti nel 2007 eravamo gli unici a aver creato un software gratuito, usufruibile online, che nella sua vita ha visto poi la validazione da parte del Politecnico di Torino, eccetera. E quindi questo è uno strumento che veramente ci sta dando grande soddisfazione. Spero che voi abbiate condiviso anche l'evoluzione ultima che c'è stata negli ultimi mesi con l'implementazione di nuove funzionalità. Per quanto riguarda Facile, il software per la marcatura CE, che è stato l'ultimo nato, anche qui devo dire che sta funzionando molto bene. Sono state realizzate 1.800 commesse per 8.800 serramenti. Vi ricordo che la marcatura CE è obbligatoria e quindi sul mercato devono essere venduti solo serramenti certificati col marchio CE. Non voglio dire se questo dato è tanto o poco, però voglio solo sensibilizzarvi perché i controlli da parte degli enti preposti ci sono sempre, ci sono già le sanzioni, quindi mi raccomando di porre l'attenzione su questo aspetto. Diceva prima Valentino Fresi, l'etichetta energetica, c'è un grande successo di utilizzo, perché comunque molti di voi la stanno stampando e la stanno allegando alla documentazione legata alla marcatura CE. Speriamo, perché questa è un'altra sfida, che sia sempre più utilizzata, perché comunque è un valore aggiunto nell'ottica di trasparenza verso l'utente finale, verso il progettista, verso l'impresa, perché è un dato che dà chiarezza in modo riassuntivo di tutti i parametri e le prestazioni del serramento che voi immettete sul mercato. Se vi ricordate, abbiamo aperto il canale di YouTube fa proprio 2 anni, l'11 ottobre. Noi abbiamo caricato 143 video e ci sono state 31.000 visualizzazioni, che voglio dire, credo che veramente sia un dato strabiliante. Non parlo della concorrenza, ma un grande concorrente circa un mese fa ha aperto il suo canale di YouTube, 2 anni dopo di noi, che non faccio il nome. Abbiamo aperto, per chi ci ha seguito, spero tanti di voi, perché anche qui i dati sono veramente incredibili, la web TV sul nostro sito, dove facciamo le dirette in web streaming. 173 video sono stati visti più di 2.000 volte, e quindi anche questo è stato un dato molto importante, perché la web TV l'abbiamo aperta più o meno ad aprile. Abbiamo anche realizzato la fanpage di Facebook e siamo già arrivati a 1.800 iscritti, che anche a livello nazionale consultano le nostre pagine, leggono i nostri aggiornamenti e partecipano alle nostre iniziative. Ma quello che presentiamo oggi è di nuovo, diciamo, molto più in là rispetto alla media del nostro mercato, perché vi presentiamo un servizio, un applicativo, che ovviamente è gratuito e può essere utilizzato per chi di voi ha già o acquisterà, spero molti di voi a breve, il telefono iPhone della Macintosh.
E anche qui siamo veramente corsi contro il tempo per riuscire a presentarvelo oggi. La ricerca avviene, per chi è pratico comunque, basta collegarsi al sito dell'Apple Store e si può scaricare sul telefonino questo servizio che adesso vi vado a illustrare. Anche questa è una sfida, perché chiaramente a oggi noi presentiamo 2-3 servizi, però tenete presente che questo è uno strumento che a livello mondiale è il telefonino più venduto, e se avete sentito il telegiornale, adesso hanno aperto alle Gru qui a Torino il nuovo Apple Store, c'era la gente che ci dormiva di notte per arrivare primo all'apertura. In brevissima sintesi, sostanzialmente all'interno, poi vi faccio vedere un piccolo video, chiaramente all'interno del telefonino vi daremo la possibilità di ottenere la possibilità, e questo è fatto sia chiaramente per gli stramentisti, ma è fatto per i progettisti, è fatto per le imprese di costruzioni, di avere la categoria dei prodotti classificati in modo semplice, perché non tutti chiaramente conoscono il nome singolo del prodotto, quindi per finestra battente, finestre scorrevole, finestre di colore, eccetera, la possibilità di avere poi la scheda dei nostri prodotti, dei nostri sistemi, dove c'è, al di là del titolo, la descrizione, la scheda tecnica e delle immagini con i nodi e i principali dati per i capitolati. È stato sviluppato dall'Agenzia di Milano, di cui oggi c'è Matteo De Pedis, che è un suo responsabile, e vorrei anche da lui una piccola testimonianza su questo sviluppo dell'applicativo, e dopo vi faccio vedere il filmato. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Io posso utilizzare come prima parola la parola precursori. Fresa Alluminio, abbiamo cominciato un processo insieme qualche anno fa, che è partito dal sito internet, come avete notato, si è sviluppato poi sul canale YouTube, attraverso Facebook. Hanno capito l'importanza del digitale a oggi, abbiamo trovato un modo utile per sfruttarlo, e penso lo troviate utile anche voi, quindi diciamo non vi annoio oltre, spero che l'applicazione sia interessante e possa essere in linea con le vostre aspettative. Grazie. Adesso vi faccio vedere solo una brevissima demo. Per chi possiede già l'iPhone al momento, l'applicazione è in pending review sull'Apple Store, quindi nei prossimi giorni sarà sicuramente live. Al momento, se la cercate, non è ancora presente, ma confidiamo nei prossimi giorni di poterla rendere disponibile. Grazie. Faremo una telefonata a Steve Jobs per sollecitare. Quindi, sostanzialmente, come vedete nel filmato, si entra in questa page del servizio, si vedono tutte le categorie dei prodotti, quindi sono stati raggruppati appunto tutti i nostri sistemi, si può scegliere il singolo prodotto, e in modo molto rapido si ottiene la scheda del prodotto con i principali dati, una visualizzazione grafica sia del nodo che di una foto del serramento. Ok? C'è anche chiaramente la possibilità di effettuare la ricerca per parole chiave, quindi sia per il nome del prodotto che per la tipologia di appartenenza alla categoria del prodotto, e quindi chiaramente e questa è un'ulteriore facilitazione di utilizzo. Inoltre, l'altro aspetto molto importante è che sempre attraverso questo dispositivo ci si può collegare in modo online direttamente alle news del nostro portale, e quindi ritrovare, magari a domanda posta da un'impresa, da un progettista, ritrovare subito la risposta legato a una normativa tecnica di settore, piuttosto che a un aggiornamento fiscale o diciamo di tutte le comunicazioni che noi mettiamo direttamente sul sito. Bene, quindi chiaramente nel momento in cui sarà disponibile sull'Apple Store, quindi si potrà scaricare gratuitamente, chiaramente riceverete subito comunicazione.